Leonardo Vinci, la realtà virtuale dalla Gioconda al metaverso. Che cos'è? È una mostra, uno studio, un nuovo libro? È una cosa incredibile, è la più grande mostra virtuale su Leonardo Vinci mai fatta fin oggi. Non solo è la più grande mostra su Leonardo Vinci, ma tratta proprio del metaverso, della realtà virtuale. Leonardo è stato il precursore della realtà virtuale. Pensate soltanto all'Ultima Cena, questo disegno dipinto bellissimo, prospettico, che ci fa sembrare che Gesù e gli apostoli siano lì vicino a noi, siano con noi, perché sembra la stessa stanza. Oppure la Gioconda, perché sembra che ci guardi? Sembra una presenza vera se la vediamo l'originale, non certo una riproduzione piccolina o una grande. Ebbene, Leonardo non solo ha fatto dei dipinti che sono la realtà virtuale del 1500, ma ha studiato la scienza, l'anatomia dell'occhio, voleva scoprire come la luce entrava nell'occhio, rifletteva e si comportava nel cervello dell'uomo. Ha costruito delle macchine, ha pensato dei trucchi, dei segreti che allo stesso Verrocchio gli ha insegnato quando era giovane per diventare un ottimo pittore. Ebbene, questa mostra, che è completamente virtuale, proprio perché parla di questi argomenti, è navigabile attraverso una qualsiasi piattaforma su LioCity. Se va su un browser, e qui vi faccio vedere un'anteprima. Si tratta di una maestosa architettura. Sembra una specie di Louvre fra le nuvole, eppure esattamente queste stesse architetture derivano dagli stessi disegni di Leonardo. Vi racconto un segreto: quando andate nella mostra, prima di partire col percorso numerato e con le frecce, andate dietro. Dietro il pannello c'è una seconda parte nascosta dove c'è il bookshop virtuale, ma soprattutto ci sono i pannelli che spiegano da come è nata la mostra. Vi faccio vedere per esempio qui i manoscritti Questa B, addirittura qua lo vedete nella teca, da dove sono state ricavate queste architetture. Queste architetture, quindi, con cui ho realizzato la mostra, sono proprio la vera e propria ideale città di Leonardo, quella che lui ha descritto nel manoscritto B, resa vera, virtuale, come magari lo stesso Leonardo avrebbe voluto. Ebbene, iniziamo la visita. La visita virtuale si compone di un percorso che può essere visitato attraverso queste frecce. Basta seguire il percorso e avete a disposizione tanti metri, se non chilometri, da percorrere virtualmente. Ebbene, potete anche guardare i pannelli, leggerli uno per uno, sono numerati, sono più di 200 pannelli. Non solo, nel sito liu.city potete anche avvicinarvi al pannello e il computer ve lo leggerà in italiano, in inglese, in francese, in tante lingue. Ebbene, se volete proprio, avete bisogno invece di un assistente virtuale, basta avvicinarsi a questi schermi, virtuali dove ci sarò io che vi accompagnerò con tantissimi video per spiegarvi ogni sezione della mostra. Vediamo qualche segreto della mostra allora. Qui potete vedere per esempio una cosa molto interessante. Perché la Gioconda ci sembra così vera? Perché la Gioconda è così magica? È sbagliato guardarla in scala piccolina in un libro oppure gigante, chissà quanti metri, una mostra di quelle che fanno solo proiezioni giganti. No, la Gioconda va vista in scala 1 a 1. Ecco perché è importante, per esempio, con questo sistema mettere un casco virtuale e poter fare un viaggio veramente in scala 1 a 1 con questa mostra. È possibile attraverso un qualsiasi browser di internet, anche col proprio cellulare addirittura. Ebbene, ci si renderà conto che la Gioconda nasconde un segreto, deve essere fatta in una certa dimensione e posta a una certa altezza. Esattamente questo descriveva Leonardo, per esempio, qui lo vedete nel suo trattato di pittura, c'è tutta una sezione che guarda questo libro e lo descrive in ogni particolare, e scopriremo anche da dove ha copiato la Gioconda Leonardo da Vinci. Non solo, ma scopriremo anche che c'è qualche discepolo di Leonardo che si chiama Raffaello, che non solo ha copiato la Gioconda nella sua posa, ma ci dà anche gli indizi per scoprire cosa c'è a destra e cosa c'è a sinistra. Lo scoprirete tutto qui dentro. Una curiosità: in queste teche virtuali troverete anche i manoscritti di Leonardo, qui il codice atlantico, che avete la possibilità di vederlo in scala 1 a 1 con un casco virtuale. Non solo, guardate qui cosa c'è. Ho selezionato un foglio molto particolare, lo rivedete qui ingrandito sempre se andate nei pannelli. Questo foglio, che deriva dalla collezione Epliche, è molto importante perché è stata stampata nel 1800 e conserva ancora alcuni particolari che oggi sono completamente scomparsi. Ebbene, in questo foglio incredibile, 864 recto del codice atlantico, ce ne sono più di 1000 di fogli. Ebbene, qui dentro trovate delle cose strane, delle geometrie, matematica, dei pesi. È anche ribaltato il foglio. Ma attenzione, guardate qui, c'è un occhio che è esattamente il primo disegno della Gioconda. Leonardo ha realizzato questo primo occhio che è esattamente sovrapponibile con la Gioconda. Questo ed altri segreti possono essere visti in questa sezione, nella parte
iniziale della mostra dove si tratta proprio della pittura. C'è poi tutta una sezione dedicata ai manoscritti. Guardateli, non c'è solo il codice atlantico, c'è il manoscritto A, B, C, D, ce ne sono tantissimi. È qui Leonardo che ha nascosto e scritto tutti i suoi segreti, i suoi studi. Era lui che studiava il Rinascimento, le macchine, le tecniche per fare qualsiasi cosa, per poi anche proporre delle nuove cose, esperimenti nuovi. Una curiosità, questa parte che porta poi al corridoio lunghissimo, c'è una macchina molto particolare, lo vediamo su questo manoscritto in alta definizione, sempre del codice atlantico della Epli, che nasconde proprio tutti i suoi dettagli. E vedete questo disegno bellissimo? Qui potrebbe essere veramente lo stesso Leonardo che disegna se stesso nell'atto di disegnare con un trucco. Sta usando un prospettografo. Qui nella mostra poi virtuale avete anche la possibilità di provarlo lo strumento e capirete come Leonardo studiava queste macchine per diventare più bravo come artista. Qui c'è un piccolo trucco, come se fosse una piccola macchina fotografica, però non ve lo spiegherò adesso, dovete andarlo a vedere nei pannelli. Ebbene, la mostra poi prosegue con dei dipinti che vanno visti in scala 1 a 1, è importantissima questa questione, anche perché qui poi si scoprirà che questo dipinto che Leonardo ha fatto a Firenze in realtà ha un piccolo segreto. Leonardo realizza alcuni fogli preparatori, alcuni disegni molto molto interessanti perché contengono la geometria e con questa geometria precisa della prospettiva, che è la matematica alla base dei caschi virtuali di oggi e della computer grafica. Ebbene, qui Leonardo ci dà la possibilità di ricostruire perfettamente il modellino del suo capolavoro. Non solo è possibile quindi andare a osservare che il modello coincide perfettamente col suo disegno prospettico, ma per la prima volta sarà possibile viaggiare all'interno di un dipinto di Leonardo. Potrete voi entrare dentro questa capanna e vedere poi come questa geometria si mischia perfettamente con il dipinto che Leonardo voleva finire. Noi l'abbiamo quasi finito per lui, una specie di restauro dipinto virtuale, digitale, per aiutare Leonardo a finire questo capolavoro che non ha mai finito e ha lasciato a Firenze. Qui ci troviamo nel corridoio principale, beh, però prima di andare in fondo vi consiglio di andare nella sala dell'anatomia dell'occhio. Qui scoprirete Leonardo che non solo studia l'anatomia del corpo umano a fini artistici, no. Qui addirittura Leonardo cerca di fare la sezione dell'occhio umano, cerca di interpretare e di capire come funziona la luce all'interno di questo oggetto che riflette in modo molto strano e particolare la luce che viene da fuori. Leonardo fa dei disegni meravigliosi sulle ombre, sulla luce. Lui studia la scienza della luce e delle ombre perché vuole diventare un ottimo e perfetto artista. Ebbene, questi stessi studi, queste geometrie che lui tira fuori da questi disegni meravigliosi, di questi codici, sono esattamente le stesse cose che oggi ritroviamo nel casco virtuale. La matematica è la stessa, quindi Leonardo 500 anni fa aveva già capito tutto. Infatti sapeva benissimo che la stereoscopia deriva dal fatto che noi abbiamo due occhi e lui la studiava per capire come fare addirittura delle statue giganti, dei dipinti ancora più perfetti di quello che poteva realizzare. E qui una cosa curiosissima, addirittura troviamo la sezione con l'occhio artificiale. Ebbene, Leonardo è arrivato anche a pensare di creare un occhio gigante artificiale, una specie di ampolla con tante sfere all'interno per poter capire, vedere, primo uomo nella storia, che cosa accade dentro l'occhio umano. Era talmente curioso che addirittura arriva a pensare queste cose perché lui vuole capire veramente come funziona il cervello dell'uomo, vuole veramente vedere le luci e le ombre riflesse all'interno dell'occhio. E qui scoprirete perché, come, e addirittura potete anche fare lo stesso esperimento di Leonardo perché virtualmente potete mettere la testa all'interno della sfera virtuale. Bene, arriviamo qui, eccola qua. Questa è la sala dell'ultima cena. L'ultima cena oggi, qui raccontato, non è più quella di Leonardo da Vinci che ci ha lasciato lui 500 anni fa, è completamente distrutta. Allora ho rifatto completamente un lavoro di restauro digitale nel 2021, molto importante perché ho ripreso i documenti antichi, addirittura ho trovato questo manoscritto che è molto importante del 1800, dove si vede una delle ultime, la prima e ultima riproduzione di quello che poteva essere l'ideale ultima cena, un Leonardo che sta per dipingere L'ultima cena e la sta per finire. Ebbene, questo capolavoro che è andato perduto è stato ricostruito digitalmente pezzo per pezzo in modo tale da riportarlo in vita con i colori reali. Eccolo qua in fondo, si vede il documento e visto che siamo nella realtà virtuale, basta cambiare stanza e noi vediamo l'ultima cena ricostruita digitalmente restaurata così come poteva apparire nel 1800 o anche magari ai tempi di Leonardo. Qui la vedete virtualmente, entriamo dentro la sala del refettorio.
virtualmente non è possibile farlo in questo modo perché qui è chiusa la parete, però noi virtualmente possiamo fare quel che vogliamo e per la prima volta possiamo vedere come doveva apparire l'ultima cena con i colori molto più vivi, con le parti ricostruite, i piedi di Gesù che lo stesso Leonardo disegna e dipinge, ma soprattutto guardate in alto. Tutte le volte sono restaurate, sono digitalmente ricostruite in modo tale da riportare quello che il documento del 1800 ci racconta, ovvero che le volte erano disegnate, c'era un azzurro, c'erano delle stelle, c'erano degli stemmi che circondavano ovunque questo dipinto che non era piatto, era a 360 gradi. Leonardo non solo fa uno disegno prospettico, un dipinto prospettico, ma anche dipinge tutto intorno. Quindi proprio l'idea di fare qualcosa che è la realtà virtuale, perché una persona in quella stanza si sentiva all'interno del dipinto. Qui ci sarà la possibilità anche di salire e vederlo da vicino. Ma soprattutto il percorso continua perché vogliamo anche scoprire alcuni segreti di alcuni dipinti che sono molto nuovi, appena scoperti. Infatti qui in fondo, girato l'angolo, avrete una sezione molto importante che riguarda il Salvador Mundi, poi c'è una macchina molto speciale con degli spilli che è una specie di macchina per tastare un oggetto tridimensionale per riportarlo come copia oppure copia ingrandita. Leonardo aveva pensato anche a questo. Qui in fondo, oltre al mistero del Salvador Mundi, come dicevamo, con la sua sfera che è piena o vuota, lo scoprirete solo qui, troverete una sorpresa, la più grande, più bella e romantica macchina volante di Leonardo da Vinci, la sfera gigante. È una specie di nave a vela volante, una macchina enorme, larga circa 20 metri, che assomiglia a una mongolfiera, non ha le ali. Ebbene, Leonardo aveva pensato di creare questo oggetto gigante e farsi trasportare dall'aria, è molto leggero e quindi l'aria lo prende e lo porta via. Ma Leonardo sapeva che se la facciamo solo in questo modo rischiamo non solo di ribaltarci ma di morire. E allora aveva pensato questo congegno con questi sistemi a sfere concentriche, esattamente copiato da quello delle navi, dalle bussole. Leonardo aveva studiato anche quell'argomento e aveva applicato questa tecnologia a questa nave volante. Ebbene, questa macchina funziona e nella mostra virtuale potete fare un giro in alto, prendere la nave e fare un giro sopra la mostra virtuale. Questo è Leonardo da Vinci, realtà virtuale, dalla Gioconda al metaverso. Una mostra enorme che è possibile visitare su liu.city, basta registrarsi, e con qualsiasi device, con un cellulare, con un palmare, con un computer, potete avere accesso alla mostra virtuale. Leonardo da Vinci, realtà virtuale, dalla Gioconda al metaverso.